Continua a far discutere il progetto di rimodulazione della fontana di piazza della regione a Paternò. Dell'argomento ci siamo occupati settimana scorsa. L'amministrazione comunale, per recuperare la fontana realizzata ad inizio degli anni 70. quest'anno il suo cinquantesimo compleanno, in stato di degrado da alcuni anni, ha deciso di modificarne l'assetto originario. Secondo il progetto verrà eliminata la vasca centrale, mentre resteranno intatte le scene in mosaico e le statue in bronzo. Nella parte anteriore, una visione nuova della fontana, probabilmente più moderna e suggestiva, che va ad inserirsi anche nella nuova dimensione che la piazza andrà ad assumere tra qualche anno, quando qui verrà realizzata la fermata del People Mover della metropolitana dell'FCE. Una visione nuova, però non condivisa da tutti. Il primo, la scorsa settimana, ad esprimere parere contrario alla scelta di eliminare l'assetto originario della fontana è stato il presidente dell'Archeoclub Iblamayor di Paternò, Francesco Finocchiaro, che ha chiesto un intervento di recupero sì, ma senza stravolgimenti, per questo pezzo di storia della collettività tra i luoghi simbolo dei giovani degli anni 80 e 90, realizzato dagli artisti Francesco Contraffatto e Domenico Tudini. Disco. Oggi per sostenere questa tesi sulla piattaforma change.org è stata lanciata una petizione denominata Salviamo la fontana di Piazza della Regione, luogo di incontro di tantissime generazioni, si legge nella motivazione utilizzata come lancio della petizione, adesso sta a noi unirci per non perdere un pezzo di storia della nostra città. Dall'altra, come detto, resiste la volontà di proiettare con questo intervento la piazza in una dimensione nuova, come detto, più moderna.